passione per le cose belle, la creatività, l'amore per la propria terra. Il valore delle tradizioni sono gli ingredienti di una grande figura che ha fatto del suo genuino talento espressione del laborioso Nord-Est. Designer di grande spessore, ha contribuito in modo significativo a fare la storia di una grande realtà industriale dal sapore tutto made in Italy, conosciuta in tutto il mondo. Giorgio Cattelan, fondatore dell'azienda Cattelan Italia S.p.A., è nato a Thiene, ultimo di 7 fratelli, figlio di un noto falegname di questa piccola cittadina situata a nord di Vicenza. Il profumo del legno, l'arte di creare un mobile, hanno sempre fatto parte del patrimonio genetico di famiglia, dove infatti 5 dei 7 fratelli continuarono in diversi modi la tradizione familiare nel settore del mobile. Cattelan Italia è nata nel 1979 da un'idea di Giorgio e Silvia Cattelan, che iniziarono a proporre piccoli complementi con una forte componente in marmo, quali tavoli e tavolini, indirizzandosi principalmente a un mercato estero. I risultati commerciali derivanti dalle vendite negli Stati Uniti, Europa e Far East furono immediati e ben auguranti. Nel 1982 fu costruito il primo stabilimento a Carré Vicenza, che è stato continuamente ampliato e rinnovato, fino a raggiungere le attuali dimensioni di 33.000 metri quadrati coperti. Per far fronte alla crescente domanda di mercato, nel 1989 la collezione si amplia, proponendo tavoli da pranzo, sedie, librerie ed altri complementi, costruiti in vari materiali quali legno, vetro, pelle e metallo. Grazie poi alla collaborazione di architetti e designer famosi quali Yoshino, Piazzogna, De Longhi, Nanni, Studio Canova, Gruppo Grafite, Scito, Jackson e Lucatello, vengono consolidate e premiate le instancabili ambizioni di Giorgio Cattelan con riconoscimenti internazionali per alcuni suoi prodotti, come la sedia Bella, che riceve un premio per il suo design e la sua funzionalità al Neocon di Chicago. Gli anni trascorrono e in azienda nel 1995 entrano i due figli Lorenzo e Paolo. Lorenzo segue l'immagine aziendale sviluppando la parte grafico-artistica fino al 2002, quando si trasferisce in Toscana, dove conduce un'azienda vinicola con agriturismo e rinomati vigneti nella regione del Chianti DOCG. Paolo invece segue la parte commerciale, divenendo presto il responsabile commerciale di Cattelan Italia, viaggiando gran parte dell'anno per consolidare le relazioni con i maggiori clienti in tutto il mondo. Con il passare del tempo e grazie al supporto e all'esperienza del padre Giorgio, Paolo è oggi figura fondamentale nel design e nel lancio di prodotti sempre vincenti. Cattelan Italia continua così ad espandersi, posizionandosi tra le maggiori aziende italiane del settore del mobile. Nel 2004 acquisisce e inizia la distribuzione anche del marchio Flyline, produttore tra l'altro delle sedie Du30 e Daphne, entrambe disegnate da Gastone Rinaldi, e premiate con il Compasso d'Oro. Nel settembre 2007 presenta un nuovo e ambizioso progetto con una collezione glamour proposta per la prima volta alla fiera Abitare il Tempo di Verona. Con il nome Noir, la collezione trova la sua conferma e un primo riscontro commerciale durante il Salone Internazionale del Mobile di Milano nell'aprile 2008. Oggi, Cattelan Italia è orgogliosa di poter dichiarare di essere presente in più di 104 paesi in tutto il mondo, con più di 2.500 punti vendita tra i più qualificati. A supporto di una simile rete di distribuzione, non possono mancare un gran numero di agenti e una presenza continua e concreta alle maggiori fiere internazionali del mobile, quali Colonia, Parigi, Valencia, Mosca, Courtrai e ovviamente Milano. Cattelan Italia non è solo la casa completa, è anche serenità e umanità. È anche aprire la porta di casa e respirare il profumo delle cose care. Tentare di arrivare al cuore. Arredare con semplicità e raffinatezza unendo la scelta dei migliori materiali allo stile che la rappresenta.
tutto questo si racchiude in un unico marchio, Cattelan Italia.